anche San Giusto sta vivendo il suo momento prenatalizio in vista delle feste. Siamo con il sindaco Giosi Boggio, un buon momento di riunione insieme all'associazione, alla cittadina, sperando sempre che anche l'anno nuovo porti delle cose migliori visto il periodo non felice che stiamo vivendo. Sì, oggi è una giornata in cui tutte le persone si ritrovano ed è bellissimo perché dopo la Santa Messa ci sarà anche il rinfresco e questo è un momento veramente di condivisione e di scambio di auguri che fa bene al cuore ed è anche un augurio veramente per un anno sereno, perché ormai fare previsioni diventa veramente anche controproducente. In ogni caso ne approfitto della vostra gentilezza per augurare a tutti i sangiustesi e a tutti un felicissimo Natale. Quanto è importante anche la collaborazione tra le realtà associative del paese e l'amministrazione comunale? E certo, le associazioni, il volontariato sono il sale dell'amministrazione, senza di loro non si potrebbe fare nulla e qui bisogna ringraziarle veramente. Vedo poco distante la nostra filarmonica che si sta preparando e che allieterà tutta la manifestazione, abbiamo la nascente Pro Loco che si sta anche lei preparando, di fianco abbiamo il centro anziano con la Fidas, quindi una serie di persone che lavorano per gli altri e fanno sì che questo mercatino diventi ogni anno sempre più bello, più vivace e di buon auspicio per tutto il futuro. Ci sono anche tanti giovani coinvolti, anche quello significa che è importante che le nuove generazioni diano il loro contributo al paese. È proprio così, abbiamo la Protezione Civile con un ragazzo qua vicino a me e altri, il nostro assessore della Protezione Civile, il coordinatore della protezione, tutti i ragazzi giovani molto attivi e senza di loro veramente. Tanto per dire, ieri il coordinatore della Protezione Civile ha sparso sale e sabbia qui davanti per far sì che il mercatino fosse fatto in sicurezza. Vorrei ricordare anche un'iniziativa che mi piace molto e che deriva dai racconti dei miei genitori. I miei genitori erano dei primi anni del Novecento ed è il Bambino a Zucchero. È il regalo che i bambini di allora ricevevano per Natale, l'unico regalo, ed era e si faceva quando ancora il pane si andava a cuocere nei forni e le mamme avanzavano un pochino di pasta, poi la modellavano e facevano questo bambino che veniva poi messo vicino al guanciale dei bambini la notte di Natale. E adesso noi quest'anno abbiamo provato a riproporlo e lo lanciamo un po' come dono di Natale fatto dall'amministrazione. Simone Amore, assessore del comune di San Giusto, una bella domenica di festa, di allegria, di voglia di stare assieme, è fondamentale soprattutto visto gli anni difficili che abbiamo attraversato, è bello anche vedere che ci sono le associazioni in piazza. Assolutamente sì, un grande ringraziamento alle associazioni che sono sempre vicine all'amministrazione e l'amministrazione vicina alle associazioni. Quest'anno abbiamo voluto fortemente di nuovo proporre il mercatino di Natale, che ormai è la nostra quasi 15ª edizione, e devo dire che siamo soddisfatti nonostante anche la neve che è arrivata qualche giorno fa, ma siamo riusciti con la collaborazione di tutti a rendere questa giornata insomma piacevole, e di questo il ringraziamento va chiaramente a tutti quanti e siamo molto soddisfatti. Col sindaco Boggio prima dicevamo appunto che è bello vedere anche generazioni diverse che sono fianco a fianco per il bene di San Giusto. Sì, devo dire, io sono assessore alla Protezione Civile e sono molto soddisfatta del fatto di avere con me amministratori e anche proprio volontari che si rendono disponibili proprio al 100% in tutto quello che è la necessità del territorio, dal seguire le manifestazioni ad essere vicini, come purtroppo nei passati 2 anni, alla popolazione, fare i servizi di sicurezza, di assistenza, e questo è
positivo. Abbiamo anche i coscritti che ogni anno ci allietano, perché sono i coscritti in carica, diciamo, e quindi siamo molto soddisfatti. Sì, ci piace pensare che questo nostro sia un seme che possa crescere in una bellissima pianta sempre più fiorita, come il nostro paese fiorito, il nostro paese, il giardino del Canavese, che per noi è molto importante. Quindi un Natale sicuramente carico di significato, e essere qua in piazza oggi significa anche volerlo trascorrere insieme ai sangiustesi. Assolutamente sì, infatti invitiamo tutti alla messa di mezzanotte. Dopo la messa ci sarà il falò in piazza proposto dalla nostra associazione Vivere a Colori, che faranno il vin brulé, la cioccolata calda, il panettone, per scambiarci gli auguri, e io colgo l'occasione proprio per augurare a tutti un sereno Natale e arrivederci sicuramente al prossimo anno, anzi con tante nuove iniziative che faremo in questo anno, perché, ripeto, i giovani sono vicini a noi e noi siamo vicini ai giovani.